Potremmo anche farlo, dai, prima cosa una bella pisciatina. Già un po' di giorni che era lì fermo, insomma, stava esplodendo. Grande versione Maori. Già la chat, porca miseria, mi sono dimenticato che... No, che fastidio. Non fa così. Un attimo solo che... Tanto vado avanti, vediamo un po' cosa fare di bello nel frattempo. Tanto riapro Kick, l'app. Perché mi dice di aggiornarla, però è vecchio il telefono, non posso aggiornarla. Senti, ci proviamo ad aggiornarla, anche se è vecchio il telefono. Prima cosa voglio vedere una roba, eh. Se è il quartiere povero e quindi questa massaggiatrice da cui sono stato tante volte mi fa un buon prezzo perché semplicemente è il quartiere povero, se mi aveva fatto uno sconto perché avevo qualche perk, qualcosa che non mi ricordo più. Andiamo. No, sempre 1240, quindi niente sconto. Forse sì, avevo qualche perk, qualche cosa in ballo. You don't mind if I call you Daddy, do you, Daddy? Va bene, recupero dopo i messaggi. Sì, c'è da I aggiornarla, se think no you non are va. standing up straight. You're quite something way. C'è da aggiornarla, se no non va. Stavolta proprio mi obbliga. Stavolta si può aggiornare, però l'altra volta mi ci aggiorna, ma non me la faceva aggiornare. Stavolta funziona. Bene. Ne sono felice. Allora, intanto andiamo anche a berci qualcosa. Una bella bibita. Una bibita e via. Dopodiché vediamo un po' cosa fare di bello. Ok, cerchiamo di evitare casini con gli sbirri. Ok, apri. Via Play Store. Luminosità, bene. Grande che gli ha giacato giù per terra. Carino che rimanga anche. Top, pulisci tuo piccio. Ma queste cose, oltre a buttarli giù, li posso anche rapinare così? No, 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 solo quando li vai addosso col veicolo. Va bene. Allora, dove eravamo rimasti? Ci sono da fare gli incarichi da poliziotto. Bene. Eccolo! Vai! No, 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 no! Aiuto! Fermo! Taxi! Niente, non ci arriviamo mai, sono troppo lenti. Dammi la moto, oh, porca puttana! Si è fermato, ci dà retta comunque, grazie. Ma non c'era bisogno di spaccargli la faccia, è stato gentile. Ti abbiamo detto fermati, si è fermato. Taxi! Infatti, spaccata la faccia sullo specchietto. Scusi! Taxi! No, stavolta lo prendiamo proprio con calma, buttiamo via la moto. No, vediamo se ci sono dei punti di interesse lì vicino. Sì, c'è il parcheggio qua, perfetto, vai, go. Allora, vediamo se adesso va la chat. Spiace, però vabbè, così è, se vi pare. Allora, prima cosa da fare è prendere un bel veicolo. Visto che sono incarichi da poliziotto, direi di arrivarci una bella auto della polizia. Via, classe B. Che c'è? Ok, stavo provando la tenuta di strada. C'era un incarico più vicino, ma ormai vabbè. Stavo cazzeggiando, andiamo a prenderlo, dai. Oh, bene, funziona la chat. E andava aggiornata per forza l'app. Ok, via. Esatto.
Niente, bentornato Johnny, la faccia rotta era persona. Oh, rieccoci, sì, funziona, funziona. Vabbè, c'è da aggiornare. Ok, sirene. Guarda via il chat, stavo guardando se andava la chat. Vabbè, comunque chi se ne frega, adesso lo prendiamo. Dove vuoi andare? Non ti devi neanche a curvare. Aspetto che mi butti sulla strada giusta il muro. Niente, un moto! Ma perché non si fermano così, porca putt... Aspetta, eh. Ah, non posso neanche sparargli alla gomma, alle gomme. Oh, dove andate? Occhio che qua ci esplode la macchina in faccia, togliamoci dalle palle un attimo, vieni. Vieni che esplode, sta esplodendo la macchina, mica la sbarra. Sotto. C'hai paura, eh? Allora, tu invece, aia purcu dighe. Pam pam pam. Aia, figlio di... Oh, ammanettalo. Ah, va bene, ok, gli altri sono già andati a quel paese. Servirebbe una tier list, va bene, dai, prima o poi ci penseremo. Devi dirmi se qualcuno qui su Kick la usa, così vedo quale usa. Sistemiamo. Sì, dai, studiamo poi, dai. Sistemiamo una sopra là. Niente. Allora, abbiamo visto che qua vicino c'è una trasmissione da poliziotto, facciamola subito, dai. Serve tutto per andare avanti, per proseguire nella trama. E per avere un botto di soldi e comprarci quel cavolo che vogliamo. Oh, ma hanno rotto il cazzo ste smart. Mi hanno rotto anche i tre quarti. Togliti, scusa, questo coso. Ok. Violentissimo. Polizia violenta. Però non l'hai mai vista. Va bene, dai, se la vedi avvisami, eh. Cioè, avvisami, dimmi un po' se vedi il nome del programma o... Fai uno screen, non lo so, fai quello che vuoi. Perché certe cose non funzionano con tutti i programmi. No, figo, dobbiamo eliminare gli assalitori. No, questi non sono assalitori. Ah, fermo. Più che al volo. Grandi. Giorni per completare il rapporto. Con un minimo di sparatoria, dai. Non te frega. Dai. No, vabbè, comunque tantissimi soldi danno. E comunque ci serve il punteggio da poliziotto. Polizia violenta, dov'è la macchina? Qua dietro, vero? Sì, eccola qua, proprio qua dietro. Esattamente. Ops, troppo freno a mano. Via! È una piscina, aspetta. No, aspetta, dobbiamo controllare. No, 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 non è una piscina, ma è una villa. Niente, niente, niente. Lasciamo stare. Ormai vedo piscina ovunque. Vero Johnny? Vero che non è brutto affatto? L'hai rigiocato un po'? Cioè, vabbè, non so se l'hai riscaricato. Ma no, comunque è divertente. Sì, è stato oscurato troppo da GTA. Cioè, non che GTA sia brutto, adesso attenzione, facciamo i soliti fanboy della minchia, eh. Grazie
gran gioco GTA, divertentissimo, mi è piaciuto molto, però sì, è stato oscurato troppo da GTA. Purtroppo l'hype per GTA ha fatto sì che questo rimanesse un gioco semi sconosciuto. Invece c'è delle cose divertentissime, tipo questa. Un dolore atroce. Cosa sta succedendo? Niente, perché c'erano questi tre stronzi? Di solito se ci sono i tre stronzi c'è la valigia oppure c'è la telecamera. C'è qualcosa, non vedo niente delle due. Tu, Johnny? Non vedo nessuna delle due. Mannaggia. Niente, hanno tre stronzi da pestare. Anche invece noi abbiamo preferito investire. E non c'è un cacchio. Boh. Non vedo neanche la valigetta lampeggiare. Piano. No, non c'è un cazzo di niente. Niente, vabbè, dai. Ci sta, ci sta. Secondo me ti diverti anche Sleeping Dogs è divertente. No, a me sta piacendo. Poi vabbè, se hai altri giochi da giocare ci sta, però vabbè. Vabbè, GTA, sì, no, mi ricordo che girava bene su 360. Sì, no, poi dopo vari aggiornamenti grafici, ovviamente non girerebbe più, però. No, girava bene su 360, che l'ho giocato tutto lì. Gran gioco, comunque mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto lo scambio tra i personaggi, c'è cioè passare da un personaggio all'altro, uno bravo a guidare, l'altro bravo nelle sparatorie, l'altro capace di volare, insomma ci stava il passaggio dall'uno all'altro. E carine le rapine, peccato che fossero poche. Mi è passato nel parchetto, ma non ci fosse niente. Cioè, sai che ce li indica? Dai, ma vaffanculo! Non si può ricaricare la mia checkpoint. Cioè, mica, ho appena acceso il mezzo, un disastro. Eccola lì la valigia. Togliti i coglioni, valigia da aprire in corso. No, pensavo ci volesse un po' meno. Vabbè, fa niente. No, più che altro. No, 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 che sciocco. Uno, cos'era? L'uno? Ok, sì. Non sono in pensiero, però pattuglia sotto attacco, mica perché fa una brutta fine. Mentre noi siamo qui a rubarci i soldi dalla cassetta. Andiamo, andiamo dalla pattuglia. No, vada via i ciappa le proprietà, non mi interessa niente. Sì, guarda, spostati meglio la prossima volta. Porco Eagle. Anche è arrivato il borghese. Lul. E dall'altra parte c'era il palo. Oh, ma prima sono sceso con l'armato per la valigetta. Hai finito di farmi del male. Andato. Bene, andato. Ma questo è quello da arrestare. Ah, ne manca uno, vaffanbagno, finché non fai fuori quello. Non puoi arrestare il bastardo, fermalo! No! Cavoli! Vieni qua, vieni da paparino, vieni da paparino. Ok, fatto. Ah, non lo so se cambia abbastanza da giustificare la spesa in più, Johnny, non saprei. Siamo all'ultimo potenziamento dell'albero del poliziotto. Bene, chiave baule della polizia. Vuoi può prendere meno fuoco dai bauli dalle auto della polizia. Buono questo. Buonissimo, dai. Top. Qui c'è da salvare subito. Andata anche abbastanza bene, direi, come missione. Quindi salviamo.
E non so cosa dirti, Johnny, non saprei dirti se ne vale la pena. Boh. Ci cambia di sicuro come World of Tanks, ti ricordi? Cambiava talmente tanto che avevi cominciato a giocarci di bestia. E l'auto della polizia precedente dove è finita? Vabbè, dai, prendiamo l'auto a minchia. O anche il taxi che c'è lì davanti, se lo facciamo in tempo. E, ok, andiamo alla missione principale, vai. Sfortuna nera. Sì, è bello quel potenziamento. Siamo messi benissimo. Dal punto di vista delle missioni poliziotto, praticamente siamo a posto. Via. Ah, wei, funing, funing, funing. Kind of you to join me. Care for some tea? Lai lai, yum di cha. Thank you. Tu Jin Sao seems to be getting very comfortable in his new position as temporary chairman. Too comfortable. I hear that he is already planning to make it permanent, should Uncle Po not recover. Big Smiley will kill him before he'll let that happen. Indeed. And that would allow Li to take over the Sanonyi himself. But that can't happen. No, it cannot. Tu Jin must go. Danhai, he must not be removed by force. Due menti, grandi due Double his menti. tone, after which there will be an election. Why would he step down? Tu Jin likes heroin. So far, he has managed to control his habit. Danhai, anyone who indulges as he does lives permanently on the Cattivissima. brink of an abyss. I've arranged for the quality of his supply to improve, and now you will give him a nudge. Over the edge. He is an immensely superstitious man. Ho mai sunga, obsessed with Ci feng crede shui. veramente. He can Ah, barely Feng keep the Shui. slightest thing out of place for fear of the misfortune it will bring. And you want me to... Make sure his luck turns bad. Very bad. I like your style. I will. Ah, forse è lì che adesso che recuperiamo la statuetta, dobbiamo mettergli sotto sopra tutto l'appartamento, quello famoso che cercavano di prendere la statuetta. Mrs. Chang wants you to talk to me. Hey, you broke a nut, you got? Mrs. Chang said you are gonna do some home decoration. Vecchio granchio. Ah, World of Tanks me l'avevano già detto tempo fa, sai. Mi avevano detto She che told me to era tag along. rippato. Give you feng shui advice. Feng shui ah! A lot of people live by it. Feng shui is huge in Hong Kong. You believe that? Yeah. I've been spending a lot of time reading about ghosts and the supernatural. Gotta make sure nobody I kill can hurt me. You know what I mean? Ha fatto una strage, insomma. No, ci ha dato una bella macchina. Speravo guidasse lui, detto sinceramente, però vabbè, effettivamente era seduto al posto del passeggero. Vecchio granchio pigrone. Ci sta, l'interazione, l'interattività e tutto quanto. E guidi tu, però vabbè. Aspetta, prima di andare avanti, recupero i messaggi. C'è ancora gente su Destiny 1, grande, chissà perché hanno tanto World of Tanks. Sì, esatto, è tatuato pure in faccia, uè, sì. Bye, Mr. Chow. Have a nice day. Right on schedule. Ah, due menti va. Fai in fretta a perdere. Già usato. Trovo modo per entrare nella comunità protetta, vabbè, ce lo sta dicendo come si fa. Citofono. Io. Che cazzata su internet. Mi piace questa crudezza. Mi piace la crudezza del gioco. Ah, it's a skill, don't you care? It reminds me of myself when I was your age. Probably not tough. Dai, oh.
ever heard of a grand massage? Massaggio per scopare. What the hell do you think you're doing? The boss's dog got out. We don't find it before he comes back, and heads will roll. Oh shit! I haven't seen it. Okay, via. Ah sì, dobbiamo passare per forza di lì comunque. Volevo dare un'occhiata, dici, magari c'è di qualcosa da recuperare, no? Non allontanarti troppo, perché è andato avanti? Ma dove vai? Oh, aspetta, porco di uno. Telecamera dove è connessa? Oh, stregheta d'un cavolo. Aspetta un secondo, no, no. Osti, è goffo. E vabbè, non mi fai passare. Goffo tuo nonno. No, ma c'è anche una valigetta da aprire. Aspetta, non allontanarti troppo, vecchio granchio. Che cazzi so se si è allontanato. Qui c'è una valigetta. E addirittura abiti. Qui. Che botta. Dov'è questa cazzo di telecamera? Eccola qua. Facciamo tutto subito, così siamo a posto. Va bene, Gianni. Allora, facciamo solita storia, dai. Non... tanto, se no ci si casina e basta. Orco cane, però quando ne becchi uno sei fregato, perché ti occupa quello spazio e non puoi provare gli altri numeri. Se lo becchi proprio al posto giusto, va bene. Quindi il 4 e il 6 ci sono, ne manca solo uno. Quale sarà? Ok, quindi 6, 4, piano 8, 2, 8, ok. A tra poco, Johnny. La mia testa, niente, già niente, non so chi mai. Eccoci qua, oh vecchio granchio, scusa, dovevamo aprirti la porta, qua, adesso ti apriamo. Oh, porca puttana. Ci fa delle avance, avance, vecchio granchio. Relax. Ecco la statuina. Ok, potevi darmi un piede di porco, stronzo. Il piano, possiamo suonare la canzone di Max Payne? No. Basta l'ultimo. Basta adesso attenzione agli altri. Ma ancora più. Attenzione. Oh, l'oggetto di forza fortuna, guarda caso, ci serve tantissimo. Queste stronzate. Allora? Oh, ecco. E è fatto. Non sono stato troppo impaziente, ce lo danno proprio... Dov'è l'orologio che dice? Ah, oh signore.
Ok, questo lo fa da solo, meno male. Ok, giriamo il tavolo. Quantomeno capirà che casa sua è sicura. Oh cazzo. Ok. Ascoltiamoci. Dobbiamo stare tranquilli un attimo. Però non si accorga del casino. Perfetto, ci dà un attimo di tregua. Furtività. Ah, giusto per darci il pieno voto, bene, il voto pieno. Perfetto. L'ho già chiarata. Sì, infatti mi sono già occupato. Si sono portati avanti, vedi. Oh cazzo, siamo rimasti qua. Niente. Vabbè, dai, non ci beccano. Lui neanche l'ombrello. Why did you stop me? It's your job to protect me, isn't it? Dopo tutto sto bordello sarà ancora più incazzato. Vediamo quanto è incazzato. Look at this. How can you let this happen? It's all gone to shit. Gone to shit. What do you want us to do, boss? Get out. Get out. I need to think. Chihaya! Preso malissimo. Ah, infottiamo proprio l'auto, bene. Vieni. Ah, sei un tipo strano ed è contento. Ci sta, ci sta. E come faccio a uscire? Uscita è qui davanti, ma non devo aprire il cancello, immagino. Credo, No. Se ci fosse un interruttore o qualcosa del genere. Si apre da solo il cancello? Niente. E allora? Fatemi fare una prova, vediamo se passa da qua dietro. C'è un altro passaggio. Tutto sbarrato. Apri sto cazzo di cancello. Porco di... Niente. C'è un altro sistema. Ah, ho capito, ok. Perfetto. Allora, via da sta macchina di merda. Saltiamo via, no? Ah, è goffo. Vabbè, chi se ne frega. Devo farci. Devo andare avanti. Oh, ecco qua, fuori le balle. Porta vecchio granchio all'auto di vecchio granchio. Hey, I have a delivery here, the golden coin. Hurry up,
a posto, ciao ciao a questo posto. Grande vecchio granchio. Che personaggio, benissimo, punteggio della triade è ottimo, ormai l'esperienza poliziotto è top, over the top, via. Vai, che bello, possiamo potenziarci. Ok, cosa facciamo di bello? Gomitata ascendente, vai. Colpisci il tuo nemico dal basso con una gomitata devastante. Oppure attacchi con scatto, armi corpo a corpo. Sblocca capacità di eseguire attacchi potenti, eseguire potenti attacchi con armi mentre scatti. Va bene. Bene, ci sta. Perfetto. Questo mi torna molto utile. Infatti ci ho provato più volte a farlo. Sicuramente sarebbe un bel salvataggio. Benissimo, vabbè, c'è anche l'autosalvataggio, quindi per quello non sto di troppo con a scegliere lo slot. DC. Cosa? We're making arrangements for the funeral. Things could get complicated. Yes. I'll be in touch. Of course. Whatever you need. Tuo zio poi è morto dopo tutto il bordello che abbiamo fatto per salvarlo. So why? Dr. Kang, I build tech for the Sun On Yi. I'm trying out a new tracking device. Can you give me a hand? Va bene. I put the tracker on a test package. I need you to see if you can follow it as it flow down the sewers. The sewers? Yeah, if it works, we can move drug and guns this way. Addirittura. No need to carry anything that will get you arrested. You just drop in wherever you are and pick it up where you need it. Calmatevi. Va bene anche senza toccarli, giusto? Ok. Sulle scale. Scusami. Vabbè, tanto l'esperienza come poliziotto ormai è inutile. Ma che cazzo, ce l'ha beccato a far casino. Qua? Poi? Che cazzo è il prossimo? No, affanculo questo tollone. Peccato che non ho armi, cribbio. Stai allontanando troppo, ho capito dove cazzo è. Eccolo lì. Togliti dalle balle. Lo sto seguendo, un topo di fogna, un ratto. Sbatta a farlo con gli sbirri attaccati alle chiappe, però dai, dovremmo riuscirci. Li abbiamo anche seminati, va, grandi. Messo. Una fontana col furgone. Grande. Giù dalle scale. Aia. Vabbè, scomodo il furgone. Disastro. Ma il taxi quando serve non c'è mai. Quando non ci serve è in mezzo alle balle. Bene, 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 bene. Ok, chiamiamolo per i risultati. Abbiamo seguito il tuo topo di fogno. The transmitter stopped moving. Excellent. Thanks, Wei. This show our attack could really work. Compito da turista, perfetto. Mi ha sbuttato dentro nell'acqua. Va a cagare. E questo? Possiamo prenderlo? Un bel traghetto? Ci freghiamo il traghetto? No, non sa di no, eh. Un po' grosso da manovrare da solo. Però, si sa mai. Controlliamo. Non mi fa salire, non mi fa salire. Niente. Niente, no. Nada. Nisba.
Niente da fare. Vedo un potenziamento qui. Andiamo a prenderlo. Eccolo qui. Non manca tanto il potenziamento massimo della salute. Vediamo se riusciamo a salire qui. Sì, certo. Ci sono i missili nuovi della macchina super potente, estremamente super figa. Instant. Vabbè, abbiamo anche. Cavoli. Abbiamo anche il nuovo potenziamento della statua di Giada. Vabbè, fa niente. Dopo, prima la super macchina. Dov'è la super macchina? Eccola qui. Vai. Allora, scalato sto muro, voglio trovare. Che cazzo è sta roba? Uno stile buttato qua così. Superato qui le scale, il muro, voglio trovare un taxi, eh. Su, rompiamo le balle. No, non c'è il gelataio, niente. Ma è che trovi un gelataio quando lo cerchi? Se devi viaggiare, tranquillo, aspetta un attimo. Ci togliamo dalle balle. Vabbè, prendiamo le auto di Diabolic. Via. Ok, tanto se andiamo lì troveremo un taxi. Lo prenderemo. No, facciamo la strada e buonanotte. Tanto è divertente anche guidare. Perché dopo dovremo guidare di bestia, quindi ci scaldiamo un po'. Vai, belva. Niente, però niente taxi, proprio neanche l'ombra. Vero che ci stiamo divertendo con sto bolide. Ispettore Ginko, non ci prenderai mai. Via, giù per il ponte. Ma levati. Dritto, sinistra. Dritto, che bolide, toto, ma manco un po', stronzo. Anche a te, dai. Che solamente la polizia. Sembra Bad Driver, scherzo, tutto ciò che non va fatto. Vabbè, il taxi alla fine abbiamo trovato. No, ma che ti succede? È venuto l'infarto, si è spaventato. Si è spaventato di bestia. Permesso. Eccoci qua. Che figata. No, fa caldo. È arrivato il caldo all'improvviso. Sono passati dai 18 gradi ai 30. Normale, no? Secondo il Venturini. Normalissimo, secondo Samuele Venturini, biologo, tuttologo, espertologo del nulla. Siamo passati dalle medie sotto stagione. Dalle medie sotto rispetto alla stagione, alle medie sopra rispetto alla stagione. Così, così. Un clic. I cambiamenti climatici ci sono sempre stati. Sì, beh, certo, infatti. E tutti quelli che faceva vedere corrispondevano con le grandi estinzioni. Sì, vabbè. Bene. Tra l'altro non estinzioni così, proprio quelle grandi, proprio di massa. Risali sull'auto. E un attimo, visto la gelataia.
ti calmi? Prendimi sto cazzo di cela. The Drive of Kong, esatto. Esatto. Devi preoccupare i tuoi campi di umore. I nostri campi di umore. Eccoci. Addirittura, che bordello. Oh, che figata assurda. Che figata. Bella sta missione, ci piace subito. Sono altri veicoli di guardia, ok, ce n'è uno qui. Oh, devo sbagliare strada, aia che male. Che botta, dai che ci siamo. Vai, la stavo caricando. Pium. Ce l'abbiamo fatta? Scusa dottore. Vabbè, rilassati, arrivi a... Scusa dottore, ingegnere qui, che cazzo. Esci. Ancora in mano ancora. Grande. Ci è tornata sì la batmobile. Sterzo di Z. Che figata, ti danno la macchina di prima, che vuoi che me ne freghi, che figata, grande, via, sono felice. E con questo super veicolo cosa possiamo fare di bello? Vediamo, partirotte, mostra che sai fare due, proviamo partirotte, dai, The Fast and the Furious, partirotte. Mamma mia, sì, noto che la sterzata è stata cambiata. Terza di un non nulla, aspetta, massacro giusto perché posso. Non è più la Batmobile, mica la macchina del Joker, cazzo. Così mi pare di non farti mai vedere, taxi di merda. Wow, ci è esploso sotto qualcosa. Arrivo. Permesso. Ho detto permesso. Cazzo, quando dico permesso, vuol dire permesso. Ma sembra ancora vivo il tipo. Ma è ancora vivo, ma gli ho sparato quei mitragliatori sulla schiena. E guarda l'ora. Ma niente, sanguina, ma... ecco, adesso non è più vivo. No, non sganciarmi sto tollone. Cazzo me ne frega a me di sta merda. Tienitela. No, penso che devi fare tutte le missioni, poi te la smolla. Per quello sto cercando di farle sempre quando le vedo. E portarle sempre... no, 4. Vabbè, un attimo ci... torniamo sul 4. Via. Sentito Vin Diesel che è partito di brutto e ha paragonato la trilogia del Signore degli Anelli a Fast and Furious. Grande! Però sai che non credo che stia scherzando troppo, cioè, alla fine The Fast and the Furious è fantasy. Praticamente è diventata una serie fantasy, per quello funziona, cioè, ha seguito un po' l'onda anche dei film Marvel, per quello forse l'ha paragonato al Signore degli Anelli.
Robocop. Non so, perché comunque è fantasy, dai. È diventato fantasy. Praticamente le auto sono le loro armature da Iron Man, tipo quella fantastica in cui a Dubai saltano da un palazzo all'altro, gli tirano una granata e la macchina non si ammacca assolutamente. È fantasy, You okay? totalmente fantasy. There's something wrong with my motorcycle. I don't know what it is. I was driving along and I hear this thunk sound. I think maybe something fell off or something. But when I look at it, I don't see anything wrong. Man, I don't know anything about motorcycles. Una You trappola. think you could have a look? Una trappola. Eccola che arriva. Visto che è una trappola. Dai, era chiaro come il sole, mica Wade, non è la prima volta che ci caschi, sta cagata. Mica si è spaccato le ossa. Vieni. È già passato il mal di gamba. Vabbè, ma non abbiamo fatto nessun favore, abbiamo fatto a noi stessi il favore. Che imbroglione, eh? Ehi. Vabbè, almeno ci ha sganciato il suo tollone di moto, chi la voleva. Andiamo a riprenderci la Batmobile. La controparte d'azione è il Signore degli Anelli, ma... Sto un'intervista... Ok, è sbroccato. Grande. Sì, comunque è fantasy, dai. Alla fine saltano da un palazzo all'altro, le macchine... Invincibili, poi cos'era? Ce n'era uno addirittura nello spazio. Poi ho smesso di vederli. Non mi ricordo quando, però vabbè. Sì, perché fino a un certo punto erano spassosi proprio perché erano così esagerati. Magari in macchina, con questa posso? Se non posso con questa, no. Aspetta, cagare, sono spaventati tutti. Appena visto il tipo di auto. Allora, sapete cosa vi dico la vostra cara del destino? Ecco qua. Mi avete schifato. E io mi sono incazzato. No, non ci scampo, non ci scampo. Disastro la gara che ho visto. The slow and the killer. Bam. Che furioso qua, completamente pazzo furioso veramente. No, mi fu il motore, porca miseria. Rilassati, non avete mai visto uno che spara con l'automobile. Abbiamo qualcosa da prendere qua, vediamo cosa c'è di bello. Calamari piccanti, buono. Deve far uscire Riddick, eh. Beh, l'ultimo Riddick non è che fosse sta bellezza, eh. Un terzo e quarto. Non è ancora fisso le corse, eh. Sì, se lo fisso le corse poi basta. L'ha fatto uscire Riddick, ma boh, non è che fosse sto granché. Vedo una massaggiatrice, oi. Vedo una massaggiatrice sulla mappa, ma non vedo dove sia fisicamente. Di là. Spaventati dall'automobile. Va bene, polpetti di pesce al curry. Si mangia bene, si mangia. Ah, è proprio il centro massaggi in serio. Benissimo, grazie. Via, certo, sono qui apposta. No, si chiamava, non era proprio Riddick. Vedere una live sul cinema, esatto, sì, perché poi li ho visti. Poi non mi ricordo se li ho valutati o meno, però. Vabbè, nel caso li valuto lì al momento.
Draconic Cross of Riddick, poi c'era Riddick proprio, prima era Pitch Black. Ancora il tipo delle fotografie. Vediamo che razza di corsa dobbiamo fare. Ma se mi fai vedere i segnali, togliti deficiente. Grande, un po' di parkour. I tizi con le casse, via. Dai. Urku Digger che salto. Oh, buono. Dai. Favore completato. Numero. Vediamo se c'è qualche ricompensa di qualche tipo qua in giro. Questi sono comunque tutti i favori triade. No, non vedo niente, non c'è niente sulla mappa, quindi via. Andiamo. Posso ripercorrerlo al contrario? No. No, cazzarola del cacchio. Vabbè, facciamoci un bagnetto. Pum pum pum. Salta. Pum pum pum. Salta. Noi togliamo il sintomo massaggio e ci fanno loro il bagno. Via. Buttato un poveraccio in mano. Si è salvata. Vabbè, mizza. Siamo proprio comunque dei benefreghisti, eh. Nessuno gli ha teso la mano. così ci facciamo anche una bella doccia. 900.000, no, beh, poi dobbiamo comprare qualcosa di serio prima o poi. Qua wow. Non spendere, non siamo mai milionari. La mia macchina, eccola là. Ho smesso anche di fumare? No, credo di no. No, infatti. Bene, questo favore l'abbiamo fatto. Poi, allora, missioni polizia, basta, siamo a posto. Ho fatto tutto quello che c'era da fare, potremmo andare a imparare la nuova mossa, istituendo la statua di giada che abbiamo trovato nella casa di due menti. Il caso di doppio mento, no? Cioè, che significa doppio mento, non due menti, che è un tipo furbo, solamente c'è doppio mento. Un chilometro e due, puff. Come in macina, qui è rimasto un macello. Carino però che si ricordi, cioè che rimanga memorizzato fino a un tot i disastri che hai fatto. Abbiamo lasciato lì un macello di quelli. Sì, la stazzata un po' migliorata, però quando vai fortissimo, ovviamente, curve così strette, chi se ne frega. Se è stato Di Pasquale avrebbe detto fare le curve più piano. Ma io li faccio tutta birra. Ti sei fatto fare un massaggio da quel tipo? Ho rifiuti di valutare l'uomo su niente. No! Mi hai distratto, Gianni, guarda che disastro. Vola. Salvo due menti, vero? Anche lui ne ha due. No, ma il tipo è il proprietario del locale. Oh, uno scommesso sui galli. No, scherzo, dai. Carina la scommessa sui galli, però l'abbiamo già fatta in passato, basta. Ovviamente ti fa passare un piccolo sudicio. Mi piace, non ti fa fare questi tagli incredibili. Visto, li abbiamo macinati sti chilometri, un chilometro e due, siamo a 200 metri. Bon, faccio la strada che voglio io e sbaglio. No, dovrebbe essere qua, no? Infatti. Perché tutte quelle curve quando siamo già qua? Poi c'è da fare anche un favore più vicino, bene. Pa, tutto un macello, mamma mia.
la macchina informativa. Vai a guardare il telefono quando guidi e vedi che è vera la cosa, se no ti ritrovi sul muro. I found one of your statues. Ox, you have got away. Must have been hard to fit in the States, moving at that age. Yeah, it takes a while. Eventually, you kind of become a different person. I think a lot of people do that, even if they don't move to another culture. Seems to me that the trick is to remember always who you are. And maybe what it is that you're doing. Be in a culture. Quanta saggezza. What would you like to learn? Cosa vuoi imparare? Vabbè, ma ci siamo quasi. Siamo quasi al potenziamento finale. Sì, infatti manca solo una statua, che comunque non sono immissabili, cioè non puoi mancarle. Sono solo la trama principale. Tempo e pensieri strani. Spezza braccia, bene, mi piace. Allora, afferra. Crack, mi piace. Allora, rifare. Povero allievo. Vabbè, dopo questo non verrà più in palestra, dai. Non verrà mai più in palestra dopo questa. Dio Cristo, che male! Niente, questo l'abbiamo messo giù così. Anche questo ci stavo dimenticando che ce l'abbiamo. Bene, un bello spazzabraccio mentre siamo super potenziati. Finita? Abbiamo finito di massacrargli gli allievi? No, ne vuole ancora un po'. Ancora l'appartamento? Allora, del due menti sì, il doppio mentone sì, ma ce n'è ancora una, ma penso che sarà sulla nostra via. Per forza la trovi sempre durante le missioni principali, quindi sarà magari o un appartamento che ci danno, è proprio che ti danno away, oppure un appartamento che visiteremo in futuro, non lo so, comunque sia. Tanto prendiamoci un tè. Si è un abbonamento annuale gratuito. Grandi. E tanto quell'anno lì lo passano in ospedale. Farmacia? Ah, perché polisteria qui. Ok. Quindi? Ma ci sono dei favori da fare qua e là. Non noto missioni principali, visto? Ah, eccola qua invece, che cazzo sto dicendo? Via dal caos. Ma sì, facciamo via dal caos, dai, via. Boom. Intanto oggi è la prima serata della nuova settimana, facciamo un po' di roba varia. Adesso che abbiamo il macchinone, mi spiace perché durante le missioni principali lo perdi per forza. Finché va. Ui, ui. Aspetta un secondo. Figate, c'è sempre il cliente che esce, una donna in sto caso. Grande, ha fatto bene. Sì, infatti, siamo quasi pronti per il 3 dell'operazione Drago. Sempre un occhio agli altari per il potenziamento della salute, mi raccomando. Adesso li parlo sopra perché, vabbè, i dialoghi sono sempre quelli. E poi non parlo sopra i dialoghi, anche se sono in inglese o è misto cinese. Nella trama principale, perché ci sta. Comunque sono recitati bene, vero? Che ne dici? Piacciono, piacciono, piacciono. Che ne dici, Johnny? Sono ben fatti. Oh, che palle che ti fa passare qua sotto. Questa storia di tagliare qua. C'è sto vizio.
che assurdità. Boom, boom. Ti sconti frontali. Boom. Ma il motociclista non può sfuggirci. Boom. Vola. Quanto mancano? 800 metri. Il motociclista lì è stato fortunato. Questo no. Questo proprio no. Porco di neanche quest'altro. Questo niente, questo niente, questo niente. Questo passante sarà fortunato? Sì. Ok, ci sono i sbirri. Qui dovremmo fare parte in teoria, però vabbè. Fammi mangiare qualcosa. Ho un grande appetito. Una bella ciotola di spaghetti e via. Brem, 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 brem. Permesso. Via il semaforo, intanto non serve. Osti, porca miseria di un cavolo. Ok. È troppo potente per entrare in un posto così stretto. Cosa ci fa un criminale qui nella stazione di polizia? Cioè, ho capito, ma ci chiede un favore. You're not gonna shoot anyone, are you? Hell no. Let's go. Che cazzo? No, la mia macchina devo abbandonare. Ma vaffanculo, ma perché dobbiamo guidare sto cesso? No shit. You gotta pull this shit, you gotta learn to drive. Ew. The cops are on us. No shit. Think you can lose him? Mi dai sta merda, avevo una macchina bella potente, avremmo potuto non seminarli ma disintegrarli. Ci è voluto darmi sto tollone. No, qui è chiuso. E togliti. Ma vedi, non ti togli più punti, però punti reputazione come della polizia non te li toglie più, perché ormai abbiamo raggiunto il limite, possiamo fare quel cavolaccio che ci piace, pare e piace, ottimo direi. Uai, ottimo direi. Ah sì, ti faccio scendere dove mi pare, aspetta un attimo. Qui. Se mi hai fatto perdere l'automobile, ti faccio andare via con la tua auto ridotta a un cesso. Va bene, che intanto l'avrà rubata. Tutta bucata, tutta scassata, ballottolante. Sballonzolante. Ah, vabbè, prendiamoci una bibita, tanto che siamo qua. Grazie per l'ombrello. Buonasera, arigato. Cioè, salve, buonasera. Una bella bibita. Oh. Non mi caccio del drago. Niente, Batmobile, porca miseria, un favore del cavolo. Mi sembrava strano che un criminale fosse di una stazione di polizia, ecco perché era lì. Gliel'ha fatta saltare per aria un folle. Nove giocattoli di Tang. Di cosa si tratta? Interessante. No, il taxi, Purkukan. Ok, spero, fermo, bravo. Ho fatto malissimo a fermarti, permesso. Via. Dei. Pessima idea. Beh, Driver of Italy, ho visto anche un video registrato il... come si chiama? La truffa dello specchietto. C'era un tipo che andava piano, un po' strano, guidava strano comunque. E poi a un certo punto ha fatto la rotonda, ha messo la freccia a destra, invece ha tirato dritto, no? Ha messo la freccia a destra in una rotonda invece che seguirla.
è andato, è rimasto davanti al tipo che stava facendo la registrazione, non sapendo che aveva una bella dashcam a bordo. È molto utile quella roba lì. Comunque poi sono arrivati lì in una stradina, c'era un'altra macchina e il tipo criminale ne ha approfittato per rompere lo specchietto. Poi dopo era lì che suonava, però ha detto assolutamente non bisogna fermarsi, e quello là si è ritrovato denunciato, perché tra l'altro per fortuna il tipo che aveva ripreso tutto aveva la dashcam, quindi gli sbirri hanno avuto in mano tutto, targa, modello di auto, qualsiasi cosa. Sì, non bisogna mai fermarsi, hanno detto assolutamente no, no, non bisogna fermarsi, chiamare subito il 112. O se ti fermi è perché hai chiamato il 112, dici guardi, sto per fermarmi, mi fermo tra 5 minuti in via, cazzo ne so, dove sei tu, fermo, ne so, davanti a questo supermercato tra 5 minuti perché mi stanno facendo la truffa dello specchietto, quello là ti sta dietro perché suona, perché vuole fotterti, accosti, arrivano gli sbirri e gli lasci spiegare a lui cosa è successo. Sì, serve veramente, sì, costicchiano, però, ti farò risparmiare tanti soldi. Via, esatto, anche. Perché serve davanti e dietro la dashcam, perché tante volte ti arrivano addosso da dietro. Va bene, perché la prossima volta non ci dai un cesso assurdo? Cioè, prima il furgone, adesso sta roba. C'è anche la macchina del tipo in mezzo alle palle. Vabbè, però andiamo piano, dai, andiamo più piano, tanto ok, non c'è bisogno di andare forte. Stiamo seguendo sicuramente dei topi, strano modo per trasportare la droga, mi ricorda un film che probabilmente conoscono in due o tre in Italia, e si chiama Wrong Cops di Quentin Dupieux. C'è appunto una scena iniziale col poliziotto che spaccia, grande, e per spacciare usa i pesci, il pesce marcio, e nasconde dentro il pesce marcio la roba, arrotonda un po' lo stipendio, per quello si chiama Wrong Cops. E diciamo il poliziotto protagonista, minchia, è grandissimo. Poi c'è anche la poliziotta procace in cerca di una carriera facile. Altri due poliziotti adesso non mi viene più in mente perché l'ho visto una vita fa al Festival del Cinema di Lucarno. Oh, bene. Dr. Tang, I got the transmitter. Excellent. Thanks, Wei. Don't want our stuff falling into the wrong hands, you know? Fatto anche questo favore completato, bene, 1500, che marcione, mi aspettavo di più. Comunque è figo che siamo alla missione principale, bene. Allora, rodeo specchietto, esatto. Non so, non hanno mai passato, mi sa, in televisione quel film lì, Wrong Cops, perché è molto estremo probabilmente. Quindi sono stato fortunato a vederlo lì al Festival del Cinema di Locarno, poi non l'ho mai più visto trasmesso in TV, mai. I'm starving. Eat. You feel better. Oh, andiamo a vedere cosa succede adesso che è morto lo zio Po. È morto l'uncle Po. Sì, abbastanza estremo. Vivian Go, you want to be her new boyfriend? Relax, Ricky. I'm just making a joke. So wait. You know Fifi Miao? Fifi Miao? You mean the movie star? Yeah, I heard of her. What's she doing these days? She's doing another movie in the stripper assassin franchise. But I want the role. Spogliarellista assassina. That would be huge for Vivian. Yeah, it would help her profile. Aren't you going with Vivian to the release party? Yeah, you're right.
Good call. We're releasing the track that King produced tonight. You have a great time. You and the hottest star in Hong Kong. Go, have fun. You know Big Smile Lee? Oh yeah, we've crossed paths. Good. We've got a joint venture making porn. Girls, I bring the production and distribution. That's good money, I bet. Yeah, if Vivian pisses me off, that's where she'll end up. Era Madonna. There's more money if I keep her a star. I just have to make sure she doesn't flake out on me. I want you to put some cameras up in an apartment. I need it done right away. Can you organize that for me? Yeah, of course, Sonny. I'll take care of it for you. Okay. Here's the address. There's a box of stuff over by the elevator. Bene. Ok, ci forniscono due macchine. Oh, sta qua, dai. Tipo preso male. Ma sì, cazzo te ne frega. Anzi, pensavo che fosse gratis per noi, invece. Tutte le troiate che trasmettono. Sì, sì. Sì, vabbè, è estremo perché, vabbè, prende estremamente in giro la polizia, però, vabbè, oh. Ci sta, poi non è ambientato in Italia ma in America. Beh, Quentin Dupier, ricordo se è canadese o francese, boh, comunque vabbè, sembra sia ambientato in America, però davvero è passato tanto tempo, mi ricordo la follia di tutto ciò. Che quando vanno c'è il tipo, c'è uno dei poliziotti leggermente sfigurato in faccia che decide di comporre un pezzo di musica, mette fuori il cervello. Quel pezzo lì è proprio divertentissimo. La stronza merita un servizio completo. Entra sul computer, piazza cimici e telecamere. Che bastardo. Comunque stavo dicendo, compone un pezzo di musica veramente fuori di cervello, bruttissimo e tutto quanto. Lo presentano a un produttore di musica, le fanno ascoltare tutto e poi si mette in avanti sto produttore di musica. Guardate ragazzi, vi dico la verità, in tutta la mia vita non ho mai ascoltato una cosa più schifosa di quella che mi avete fatto ascoltare voi oggi. Andate fuori dai coglioni ai poliziotti. I'm a location scout. Could you let me have a look around? Only residents and their guests are allowed, sir. Now be quick. I'll make it worth your while. No. No, no, vabbè, sappiamo già come si entra. You have to leave the premises, sir. Tanto sappiamo già come si entra. L'abbiamo fatto mille volte. Però vabbè, dai. Esatto, già, esatto. C'è un negozio qua. No, niente. Esatto. Il grande mi chiamo Ron Cops. Lo ripeto un po' di volte, magari chi lo sa, magari qualcuno se lo recupera in qualche maniera. Anche sulle piattaforme di streaming non l'ho visto. Sì, magari c'è, ma a pagamento, maledetti. Se ne approfittano perché non lo trasmettono in TV, te lo fanno pagare. Chissà quante volte abbiamo fatto sta cosa. C'era anche la ricarica della vita. Ma c'è uno che piscia, cioè. Ah, ma uno stronzo. Toh, vaffanculo. Opla. Sì, anche se facciamo mosse goffe adesso non succede niente. Non prendiamo più niente. Ma come si fa a entrare? C'è il potenziamento della salute, già preso dal pezzo. Ah, così, cioè, mica era già aperto. Ok, l'ultimo stato, il cavallo. Quindi dobbiamo piazzare le cimici, poveraccia. Vabbè, la dobbiamo obbedire.
Allora. Ma c'è un cane nell'appartamento. Di nuovo il 2 nella stessa posizione di qui. Della camera di prima. Via. 4 e 6 sono al posto giusto. Questa è un po' una grana. Quanti tentativi ho? 2 tentativi. Ok, 4, 9, 2, 6. Bene. Carina lei. Sì, Raymond, rompermi i coglioni, sono sul lavoro. E che vuole che faccia? Una cimicea qua dentro. Svita, 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 svita. Sì, infatti era così semplice. Fate via, ciao. Solo aspettare la missione principale. Perché dice merda? Ci siamo, mica. Abbiamo fatto un sacco di roba. Ah, perché stanno arrivando, ok. Nasconditi di sopra. You look beyond beautiful tonight. You know what you're doing. Every time I looked at you, all I could think was, "You hear that? I can't believe she's real." Oh, Ricky. She's too perfect to be real. Niente, Ricky. Every woman wanted to be you, and every guy wanted to. Well, you know. Oh, Ricky, you have such a one-track mind. Shit, fucking Sunny. You know I like that. Okay, but let me go freshen up first. Whatever you want, baby. I'm gonna go have a smoke. Oh. Non dobbiamo farci scamare. Non farti vedere. Yeah, hey, Sonny. Nah, nah, everything went great. Yeah. Scopri la scheda di memoria senza farti scoprire. Cazzo. Come? Bene, è andato a farsi una doccia. Ah no, andava bene così, l'abbiamo... ci ha messo proprio un secondo a farlo. Ok, ammazziamoci praticamente per fuggire. Ah no, è vero che sotto c'era qualcosa. Contra Pendrew al luogo di un incontro. Ok, l'auto. Ah, ci danno una moto, vedo. Va bene. Abbiamo una moto. Ecco perché sentivo qualcuno godere. Era lei che si faceva il tipo. Mi piace appunto la crudezza di questo gioco, l'ho già detto tante volte, ma mi piace, bello, bello realistico. Ci sta, minchia. Cattiveria pura, criminalità organizzata, bastardissima. Ma temi non mica male, temi mica male, temi realistici. Un tutto divertente da giocare. Ops, ok, va bene comunque, meno male. Pendrew, there you are. Are you fucking crazy? What the hell were you thinking of wrestling Jackie, huh? Oh, I thought we were past all that. I just wanted to congratulate you on that business with Tang. Good riddance. Now, what about Sonny Woe? Anything new there? What about Jackie, huh? Fuck, Pendrew, are you deaf? No, Officer Shane, I'm not. But you clearly have forgotten who you're speaking to. Way. Forget about Jackie, Emma. Whatever we can get to stick to Sonny Woe will always be hurt, Big Smile Lee. And we both want that. Fine. Sonny had me put up a hidden camera in Vivian Liu's bedroom. She and Ricky nearly caught me. He always did have a reputation for that sort of thing. Think you could get a copy of that? Are you fucking kidding me? She's got nothing to do with this shit. This could be the piece that we're missing on the floor. Can you get it? All right.
but I want Jackie in return. Cut him loose. Very well. Get me the video and he walks. I'll get it. All right, I have to go. Get me that video as soon as you can. Dovuto minacciarlo, povero. In effetti, poveraccio, ci ha fatto entrare lui. Ci ha fatto entrare lui nell'organizzazione, tutto quanto. Fosse stato per lui, non saremmo arrivati fin qua e lo arresta. Imbrogliandoci, tra l'altro, ingannandoci tantissimo. Uno specchietto per le allodole. Bene, abbiamo tutte le statuette. Vabbè, adesso facciamo questa missione. Siamo ancora nella missione principale. Abbiamo tutte le statuette, dai. Magari finita la missione principale, andiamo a vedere qual è l'ultima mossa finale super potente che ci insegnano. E poi andiamo avanti la prossima volta. Entriamo. Ci siamo, vero? Sì, ma il nostro appartamento, questo, quello figo. Chi c'è? Ah no. Sì, infatti, povero Jackie. Chi è? Vivian? What are you doing here? Well, Sunny says you've been really helpful to him and to me. And I just wanted to thank you. Vivian, no. Wait. What's this about? Nothing. I just can't. God, Sonny's gonna kill me. Wait, Sonny sent you here? Yeah, don't you know that? Know what? I can't do it anymore. Sonny will just have to get another girl. Look, Vivian, you don't need to. Not with me, okay? So, you mean you're okay with it? Yeah, it's okay. Wow, you're the first guy who's ever, I mean, thanks. Tranquillo, tutte le massaggiatrici da cui siamo stati. Ma che bello l'anello col cuore. È un po' dispiaciuto, però. Porca puttana. Qui esperienza come triade. Con il poliziotto ormai al massimo. $500, 500 HK, niente. Pendulum ci aspetta al Central Mall. Dai, adesso ci teletrasporti lì, e infatti. Way, did you bring the video? Sì. And Jackie? Dove è Jackie? This should be all I need to put Sonny Woe away for a long time. And with Uncle Poe dead. Wait, how'd you hear about that? Good news travels fast. I'll have Raymond arrange your debriefing. Congratulations, Way. What are you saying? I'm saying it's over. You've done your job. It's time to come in. It's not over. Not yet. Wei, the Sun on Yi is seriously crippled. Your mission was an unbelievable success. I must admit, I thought you'd be happy. Big Smiley will take over. It'll be even worse than it was under Poe. I can't come in now. I'm not finished yet. I understand your personal reasons for doing this. Your history with the Sun on Yi. This is why I selected you. You've done more than enough. Those are my orders. Fuck your orders and fuck you too, Penju. I came on to take down the Sun on Yi, not to shuffle the deck. Shen, you're making a mistake. Addirittura. Wei, the Sun on Yi is seriously crippled. Sì, Wei. Grazie. Worse than it was. Shen, you're making a mistake. Fuck your orders. Fuck you too, Penju. Vabbè, ma appena successo. Però vabbè, ci sta. Nuovo giro. Sveglia pesante. Come contatti che abbiamo? Sandra. Ah, c'è Sandra. Liliana, Roland. Ha detto auto. Vabbè, dai, continuiamo la prossima volta. Direi. Dai, facciamo così. Ah no, la mossa finale. Oh, cazzo sto dicendo. Facciamo comunque un salvataggio. Ah, perenne. Via. un bel salvataggione e... Wei, what do you want? Your friend Jackie.
has agreed he'll be walking out of Joe in a few minutes. Just thought you might want to be there to pick him up. Thanks. Don't mention it. No. Bene, prima cosa, prima missione principale della prossima volta sarà il funerale. Il tipo da recuperare. Eccolo qua, restituisce la statua di Giada, ovviamente l'altra parte della città. Taxi, taxi, e va, guarda, stavolta ha funzionato subito. Fatto, grandissimi. Un attimo, tac, 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 e dai, fatto questo, chiudiamo. Con, per stasera, con... Stasera chiudiamo con Sleeping Dogs, ma ricordatevi che prima e dopo la live facciamo sempre qualcosa di diverso, quindi passate pure su Kick. Attenzione, una mossa più potente, non ci ha raccontato niente stavolta, perché vabbè, l'ultima mossa. Dicevo, passate pure su Kick, per il resto. Questi li carico su YouTube, tutto il resto no. Una pisciata e via. Aspetta un secondo, cos'è che dice? Contrattacco aggressivo, allontano un nemico spadendolo in aria. Per forza sono sicuro, è l'ultima. Buon. A F più E. Grande. Ma non è questa. Ah sì sì sì, ok, la di Mac. Grande, siamo andati forti con il maestro Ip Man. Che grandi. Che figata. Ricordiamoci F più E. Oh signor, ok, vaffanculo. Schivata, che figata, bella questa mossa. Mi metti il tappeto subito praticamente. Una contromossa pazzesca. Fuck. Dai. Va bene, basta, basta. Oh, è il saluto finale al maestro. Given you powerful tools, if they are not used well, surely I bear part of the responsibility. You're wrong. You're not responsible for me. Each of us eventually answers for our own actions. And when your journey is over, will you be ready to answer for what you've done? To live with it? Yes, I will live with it. Because when I'm done, it won't just be me who has to answer. Be careful, Wei. Those who seek justice are at the greatest risk of losing sight of it. That's a nice saying, Sifu. But if I let that stop me, there won't be any justice at all. Tutto il resto Flimitz. Grande, di Mac, incredibile, buona, bella mossa, davvero. E si chiude alla grande, fine così.